Lavorando per il cinema e il teatro, mi è capitato di musicare alcune colonne sonore legate all'horror, come lo spettacolo I racconti del terrore di Edgar Allan Poe, o al decadentismo, come I fiori del male di Charles Baudelaire. La sfida più grande è stata quella di utilizzare uno strumento di origine medievale come la ghironda, con l'obiettivo di ottenere nuove sonorità. Lontane dalla concezione di musica folk tradizionale in cui esso è abitualmente relegato, e dalle melodie festose tipiche di questo genere musicale. In questo caso il suono è diventato più cupo. Emerge il lato oscuro della ghironda, un aspetto ancora inedito e inesplorato su questo strumento. Il risultato finale è un mix di atmosfere horror, noir, musica classica, barocca e decadentismo folk. Per descrivere alcune atmosfere sono state utilizzate diverse tecniche espressive. La tecnica del noise, per esempio, usata per creare atmosfere che suggeriscono presenze inquietanti. Altre musiche sono state scritte utilizzando il tritono, un particolare accordo conosciuto anche come diabolus in musica, il cui utilizzo in epoche passate fu proibito dalla Chiesa Cattolica per la sua sonorità che, si diceva, potesse evocare il diavolo. Comporre musica su ghironda con un approccio sperimentale apre orizzonti inesplorati sullo strumento, portandolo verso nuovi livelli espressivi. È un esercizio di stile spingere la ghironda oltre i propri limiti.